che abbiate trovato il tempo per partecipare a questo primo incontro dei tre che M9 eh, anche quest'anno dedica al, al, giorno del, al giorno della memoria e, e sono doppiamente felice che appunto non è un tempo facile per eh, partecipare a eventi di questo tipo ma eh, è ancora più importante farlo per una manifestazione come questa eh, la memoria, eh, non voglio essere retorico, ma è, è, anche, è anche azione. Eh, lo dico perché la, la giornata di stasera sarà dedicata a delle pratiche, a delle pratiche eh, di cucina, eh, che sono pratiche però naturalmente anche di memoria, come vi, come vi racconterà l'artista Sara Lando eh, che, che abbiamo coinvolto in, questa, in, questa, in questo pomeriggio. Eh, quindi vi dicevo azione l'azione è anche essere qui naturalmente eh, presenti eh, M9 ne, ne anche quest'anno organizza tre eventi quindi dopo questa sera le ricette del ricordo un racconto per immagini giovedì 3 febbraio alle 20.30 la memoria del novecento Jorge Semprún dalla guerra civile spagnola e la guerra nazisti racconteremo la biografia esemplare di questo spagnolo Jorge Semprún che è stato politico e intellettuale eh, degli anni della, della guerra civile e lo storico Carlo Greppi insieme a Sandro Savogin eh, ci parlerà eh, dell'intellettuale. Eh, e poi invece un, ancora un altro evento il 5 febbraio alle 21, un concerto, la storia è adesso, concerto di, di Cesare Malfatti che ha ricostruito le vicende biografiche di un suo lontano parente e ha deciso di dedicare quindi un evento in parole e musica alla, alla storia della sua, della sua famiglia. Da domani sarà possibile prenotarsi per questo concerto, tra l'altro c'è l'obbligo di prenotazione. Io vi porto i saluti del direttore Luca Molinari e del presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi che non sono riusciti a, ad essere presenti in questo momento. Eh, siamo molto contenti di partecipare a tutte le iniziative che il Comune e far parte quindi del, del manifesto, del, del cartellone di iniziative del, del Comune in occasione della Giornata della Memoria, vi, vi invito a consultarle tutte e do adesso eh, la parola a, a Shaul Bassi eh, della Casa della Cultura Ebraica di Venezia con cui eh, siamo felici di collaborare per questa iniziativa e spero presto anche per, per altre col, col professor Bassi, del resto abbiamo già avviato una collaborazione eh, per chi era qui, eh, si ricorda del libro di Alma Gosh. Professore, grazie e, e, e grazie anche naturalmente a Sara Lando che poi sarà eh, la, la, la padrona di casa per questa eh, serata. Grazie. Grazie infinite, buonasera, grazie per essere qui. Eh, anche a nome del direttore di Bet Venezia, il professor Mark Epstein che risiede negli Stati Uniti, un sincero ringraziamento all'M9 che ci ospita. E un sincero ringraziamento a Sara Lando per essere diventata una preziosissima compagna di strada. Beth Venezia è una fondazione, un'associazione che si occupa di cultura ebraica, di cultura ebraica veneziana, della sua attualità, della sua rilevanza, eh, mette insieme ebrei e non ebrei per riflettere e rinnovare eh, l'attualità la, eh, di, di questa cultura. Di Shoah si parla sicuramente troppo ce ne abbiamo abbastanza, basta, basta così, infatti dopo un ragazzino di 12 anni viene, ebreo viene eh, pestato a sangue e molte altre minoranze tutti i giorni, anche lontane dai riflettori, vengono pestate a sangue secondo gli stessi, eh, le stesse dinamiche che hanno portato in questo paese, prima a discriminare gli ebrei nel 1938 e poi a preparare e a effettuare la loro deportazione. Domani eh, a Mestre verrà... Eh, Installata la prima pietra inciampo, eh, di inciampo eh, dopo domani, scusate, domani a Venezia. Dopo domani a Mestre verrà installata la prima pietra di inciampo. Quest'anno Bet Venezia. Grazie a un eh, eh, contributo molto prezioso della regione Veneto che ha istituito una sua eh, legge per la, per la memoria, ha promosso due eh, progetti. Tutti e due hanno dato vita a delle pubblicazioni. Uno è un, la pubblicazione di un piccolo libro che si intitola Un'indagine inaspettata di Lena Jesrum, che è qui con noi oggi, vedova del presidente cofondatore di Bet Venezia, che racconta di come un ragazzino ebreo veneziano si trovò a dover fuggire in Svizzera e a festeggiare Pesach, la Pasqua ebraica. E, e poi il progetto di oggi. Cardine dell'attività di Bet Venezia è che la memoria del passato può essere riattivata non solo attraverso forme più tradizionali come il racconto storico o la memorialistica, ma anche i linguaggi dell'arte. Perché ogni generazione e ogni persona poi ricorda in maniera diversa. Il modo in cui ricordiamo noi oggi sarà diverso da quello in cui si ricorderà o non si ricorderà tra vent'anni. E quindi noi siamo felicissimi di aver individuato una storia molto particolare e di averla messa nelle mani di un artista davvero speciale. E io per primo sono ansiosissimo di vedere. Che cosa succederà a breve? Grazie. Finite a Sara Lando. Grazie. Mi è stato detto che posso togliere la mascherina, così magari anche mi sentite meglio. E grazie di essere qui stasera. Eh, sono molto, molto emozionata e molto, molto eh, contenta di poter condividere questo progetto che mi ha accompagnato durante tutti questi mesi, eh, che è un progetto non so possiamo passare alla presentazione okay. che è un progetto eh, a cui sono profondamente affezionata che è nata come una cosa molto piccola eh, e che poi ha cominciato a crescere fino a diventare qualcosa di veramente speciale e prima di cominciare a parlare io in realtà vi mostro quello che è il filmato di presentazione di questo progetto un filmato che dura 5 minuti, eh, che è stato fatto da Alessandro Bianchi e con la collaborazione di, di Dan Mugge, che è la persona che ci ha restituito questa, questa storia e che ci sta seguendo in questo momento da, da internet, perché è a Tel Aviv e, e sarebbe stato meglio poter avere qui, purtroppo queste le, le condizioni non è stato possibile. Ups. Allora ti conto questa storia che fa parte di tante, tanti eventi che mi sono successi nella vita, che sembrano, la mia vita sembra di essere segnata da tanti, tante coincidenze, quasi impossibili. Un produttore italiano, um, anche distributore, un certo Tamberi, romano, um, mi telefona. E domandandomi se sono Dan Muggia e se sono il direttore di un festival israeliano a Roma. Ha detto sì, con piacere, parliamoci. e ho detto va bene e ci siamo incontrati, era proprio sotto casa mia, era lì con altri amici italiani in visita in Israele, con i figli. Una di queste amiche sue, che erano... In un gruppo mi presento dal Muggia e lei mi fa: Muggia di Venezia? Ho sentito parlare di, 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 della famiglia Muggia, certo. I miei e i miei genitori e i miei nonni parlavano sempre de, 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 dei Muggia di Venezia. La mia famiglia è passata solo per Venezia, non sono veneziani. È strano. Allora lei prende il cellulare, e telefona a sua zia in Italia. E la zia, eh, certo, certo sarà il figlio del professor Muggia. Io, sì, guarda, ma stiamo parlando di mio nonno. E, e lei domanda: come mai vi conoscevate? E lei dice: eravamo vicini di casa, eravamo presenti quando la famiglia Muggia sono venuti a prenderli. E, Aspetta un momento, dice questa signora a Roma, noi siamo 40 gradi agosto in piazza a Tel Aviv, lei va, torna e dice: Guarda, dia a questo Muggia che ho in mano il libro di ricette della signora Muggia, che sarebbe mia donna. Ho incontrato una persona per strada, nemmeno veneziani, non ebrei, come mai? E dire che un giorno, quando viene a Roma. Dai il mio indirizzo e glielo faccio avere. È la prima volta che vedo in vita mia uh, uh, una cosa scritta da mia nonna, perché non c'era, mio padre non teneva lettere, non, non avevo niente di... Io ho recuperato un libro che dà vita a questa famiglia, perché il libro di cucina è una vita, no? Sì. Sporco sono cose che non si possono cancellare e ce l'ho in casa. In un, nello stesso sacchettino di nylon che tutti mi dicono sempre: eh, Devi fare devi cucinare, devi usarlo. Bisogna fare qualcosa. È un film. Non so a me. Basta che sia successo e, e non lo guardo molto. È lì. Quando Beit Venezia mi ha contattata per continuare il lavoro di raccolta delle testimonianze per il giorno della memoria ehm, e ho parlato con Dan Muggia della sua storia, per me è stato immediatamente evidente che il libro sarebbe potuto essere il fulcro di qualcosa di interessante. Raccontare la storia della famiglia Muggia, come per tutte le storie individuali che ruotano attorno alla Shoah, è sempre un lavoro delicato. Eh, perché rischia di incappare in tutti quei problemi che si hanno quando si intrecciano le storie individuali con la storia con la S maiuscola. Eh, il rischio è quello di cristallizzare il racconto e di cercare di semplificare ehm, una, un racconto che magari è anche complesso e in questo caso non abbiamo ehm, il racconto diretto delle persone coinvolte. La soluzione è stata per noi quella di cercare un approccio che fosse quello artistico, dove è possibile. Um, lavorare con la memoria in modo attivo e renderla una cosa viva. Uh, L'idea è stata quella di dare a un gruppo di fotografi le ricette che sono contenute nel ricettario uh, della famiglia Muggia che è stato restituito e eh, di chiedere loro di preparare il cibo, di fotografarlo, di condividerlo con le loro famiglie e in questo modo di uh, raccontare la storia dei muggia, ma anche di eh, rendere questa ricetta parte della propria storia. Perché da sempre il, il cibo è uno di quei momenti in cui eh, ci si raccontano le storie, le si fanno proprie, eh, ci si ricorda della persona che ci ha dato una ricetta eh, e in questo modo l'idea è quella di andare a creare uno spazio di, di dialogo tra il passato e il presente. Ok, questo è il progetto, adesso posso andare a casa, non scherzo. Eh, appunto, queste sono le, le, le basi del progetto fondamentalmente. C'è cioè, stata questa storia interessantissima, eh, raccontata in modo estremamente interessante da una persona estremamente interessante, e mi è stato dato questo libro che non ho con me questa sera essenzialmente perché è a casa in cassaforte circondato da un fassato con i coccodrilli e con un picchetto di persone verrà restituito ad Anna quando verrà in Italia ma sono, eh, sono molto consapevole di avere un tesoro in mano e, ehm, ed è questo libro eh, che, è stato, che è anche molto fragile e la cosa particolarmente interessante è proprio il fatto che ci sia arrivato grazie a una serie di circostanze fortuite ehm, la cosa difficile diventa come raccontare una storia che non è la mia storia, uh, la mia famiglia non è, non è una famiglia ebrea. Uh, io tutto sommato ho uh, giusto mio nonno, che ha, ha, racconta di aver fatto le patrie bottiglie perché all'inizio della guerra è inciampato in del filo spinato ed è stato in ospedale per anni. Uh, ha, però i racconti sono sempre molto, molto distanti in un certo senso. Eh, però che è una storia anche mia, come è una storia di tutti, eh, il rischio quando si raccontano storie di questo tipo è quello di, per eccesso di rispetto, di rimanere molto superficiali. E eh, l'approccio artistico, a differenza di quello che si basa solo sui documenti, è che permette in un certo senso di, di esplorare con un pochino più di libertà, di allontanarsi dal centro, cioè di dire noi facciamo qualcos'altro e grazie a questo allontanamento invece arriva dritto al cuore delle cose. Um, in questo caso tra l'altro uh, ho un debito di, di gratitudine sia a Shaul da una parte uh, che a Sara Zampieri che è l'altra persona che ha coordinato questo progetto dall'altra perché mi hanno fondamentalmente permesso di sapere di avere una base solida che mi avrebbe permesso eventualmente di correggere il tiro se fossi andata troppo distante eh, e che mi hanno ricordato costantemente che appunto la mia è una ricerca artistica, che il mio non è un lavoro da, da storica. Um, è import era importante secondo noi partire da un oggetto per diversi motivi. Uh, il primo è che la generazione successiva, quella della Shoah, in realtà... Non è in possesso di molti oggetti appartenuti alle proprie famiglie, proprio perché sono andati distrutti, eh, sono stati perduti, sono stati rubati durante i rastrellamenti o sono stati abbandonati quando, si quando le famiglie scappavano. Eh, e quindi questo libro, in un certo senso, restituisce una familiarità e una quotidianità eh, di cui molte famiglie sono state private. E tra l'altro la semplicità di un ricettario permette in realtà di uh, ricordarci che queste vicende non rimandano soltanto a degli eventi storici lontani, uh, ma che è esistita una normalità, una quotidianità uh, in cui ci si può riconoscere e che le persone uh, vivevano prima di essere deportate nei campi di concentramento. La famiglia Muggia non è soltanto quello che è successo e che viene ricordato nelle pietre di Inciampo, ma è tutto quello che è successo prima. Um, questo libro... Questo ricettario in realtà appunto è una tredicesima edizione dell'Artusi che all'epoca poteva essere soltanto comprata direttamente dall'autore o in un unico eh, negozio a Firenze. Eh, è interessante proprio anche le tracce che ci sono sull'oggetto, ad esempio quel timbro di un libraio veneziano che fa presupporre che visto che l'Artusi arrivava un po' in tutte le case, eh, i librai andavano a comprarne un po' di copie per poterle distribuire, facevano anche da distributori. E ci sono tutta una serie di annotazioni uh, all'interno del, del ricettario, al di là delle le macchie di cibo, che sono proprio il, il passaggio diretto di, di una persona, ma anche delle eh, le croci sulle ricette che venivano cucinate, alcune hanno di fianco tipo l'annotazione buona, tipo questa qui rifacciamola, eh, altre invece hanno delle correzioni o degli appunti, eh, perché magari la ricetta non era venuta, per cui si trattava di doverla correggere. Ed è interessantissimo anche il fatto che all'interno ci sono anche tutta una serie di ritagli delle, dei giornali dell'epoca, eh, alcuni con delle ricette prese dal giornale, come questo minestrone di magro. Ma ci sono anche dei consigli alle massaie. Tra l'altro, per me è interessantissimo: quanto è confortante, specie nell'estate, schiacciare il pisolino nell'abbraccio sempre fresco della grande poltrona di cuoio. Cioè, non c'è niente di peggio di rimanere incollati in una poltrona di cuoio d'estate, ma. A quanto pare la massaia scrupolosa non è d'accordo con me. E alla fine di questo ricettario c'erano delle pagine libere in due sezioni diverse in cui poi le massaie potevano annotare le proprie ricette. Ed è pazzesco vedere questa calligrafia, all'inizio appunto molto curata, molto, molto attenta, che mano a mano che passano le pagine diventa sempre più veloce, fino a quando in realtà. Diventano una serie di foglietti infilati tra le pagine, scritti veramente in, in gran velocità. Ed è anche interessante, ad esempio, il fatto che molti sono scritti nelle ricette del, di Giuseppe Muggia, perché dopo le leggi del 1938, dopo le leggi razziali, ovviamente, non ha più potuto lavorare come medico, era il direttore dell'ospedale psichiatrico di Sondrio, prima di Bergamo poi. Per cui i ricettari sono serviti per scriverci delle altre ricette. Um, ci sono anche. Dei, dei fogliettini evidentemente scritti da altre persone che probabilmente appunto questo passarsi le ricette tra, tra amiche che hanno alcuni dettagli ad esempio questo dolce che richiede un biscotto pestato fino cioè sono proprio dettagli da, da tempo di guerra uh, ci sono proprio alcuni tipi di, uh, di, di attenzione ai, agli ingredienti che vengono usati e alla consapevolezza che era difficile anche trovarli um, questa ricetta di marmellata ad esempio Uh, in realtà chiede di raccogliere per diversi giorni le bucce delle arance, cioè fatta con molte più bucce di come lo faremo noi adesso. Uh, peraltro, interessante ci sono almeno tre diverse ricette di marmellata d'arance, per cui probabilmente dovevano essercene parecchie uh, da, da utilizzare. E una, tra l'altro, è la migliore ricetta di marmellata d'arance, per cui sappiamo anche che c'è una selezione di, uh, di, di qualità. E poi ci sono alcuni piccoli frammenti, uh, come questo, dove in realtà uh, è stata salvata nel retro questa ricetta del budino di riso, uh, che è un pezzo di una lettera di una, di una zia franca, dove parla del fatto che i cuginetti, che sarebbero stati contenti di avere dei guanti fatti da lei, e, e se notate c'è la traccia delle dita probabilmente del, del cugino per dare la misura del guanto da fare. Um, e sono tutte piccole cose che riportano veramente una, una quotidianità, una tenerezza, una rete di legami, eh, che secondo me eh, sono particolarmente importanti proprio perché eh, restituiscono in modo molto evidente, molto fisico, quello che è stato strappato a queste persone. Um, questo lavoro eh, è stato appunto... Uh, raccolto in un sito, è il secondo anno che lavoriamo con, con Bait e se l'anno scorso abbiamo lavorato in realtà con tre storie diverse e chiedendo a delle famiglie venete di raccontare ai propri figli in età elementari medie, uh, di, di tramandare queste storie chiedendo ai bambini di restituirci le loro interpretazioni, quest'anno abbiamo deciso di fare un lavoro diverso anche perché la storia in realtà... Era molto complessa perché eh, probabilmente non era una storia adatta da trasmettere direttamente a dei bambini molto piccoli, perché si, si cerca di, quando si parla con bambini elementari, di partire restando, partendo magari da storie di persone che si sono nascoste, che sono sfuggite, eh, e, e che magari hanno storie anche più semplici da, da trasmettere. E eh, in questo sito eh, abbiamo, eh, di cui poi vi do alla fine ovviamente l'indirizzo, eh, abbiamo appunto queste quattro sezioni principali eh, in cui raccontiamo il progetto, raccontiamo la storia della famiglia Muggia, eh, mostriamo e condividiamo il ricettario integralmente in modo che chi vuole possa scaricarlo e cucinare queste ricette ed eventualmente mandarci delle foto eh, o invitarci a cena, io sono sempre aperta agli inviti a cena. E, e appunto raccogliamo le restituzioni che abbiamo fatto in questa prima fase. Della storia della famiglia Muggia in realtà abbiamo molte tracce ehm, che possiamo riassumere qui soprattutto grazie al lavoro che è stato fatto da Giorgio Mangini, che è un ex professore di storia del liceo Sarpi di, di Bergamo, che ha scandagliato e raccolto diverse fonti mh, per eh, creare un, questo documento che era intitolato Una famiglia ebraica italiana, il caso dei Muggia, in occasione di un convegno per i 150 anni dell'Italia. E in realtà eh, abbiamo una figlia... Estremamente interessante. Abbiamo Giuseppe Muggia, che in realtà nasce verso Parma, eh, si laurea in medicina a Bologna, va a lavorare a Ferrara e poi va a lavorare a San Servolo, dove incontra via eh, Ester Anna Levi, che è originaria di Treviso. Che sposa, da cui ha questi due figli, Giulio e, e Franca. E, eh, nel 1912 eh, Giuseppe Muggia diventa direttore dell'ospedale psichiatrico di Sondrio. Um, tra l'altro, con tutta una serie di programmi veramente interessanti, perché um, è stato una delle prime persone a portare avanti questo concetto di igiene mentale e di cercare di uh, intervenire su tutta una serie di ragioni sociali che portavano in manicomio persone, cose che adesso riconosciamo essere fisiologiche, come l'alcolismo, la sifilide, la pellagra, uh, e uh, è stato ha messo in piedi un protocollo per la cura del gozzo che l'ha portato in realtà a presentare queste sue scoperte uh, in un sacco di convegni internazionali, per cui era una persona anche di un certo rilievo nella, sua, nella comunità scientifica. Nel 1931 è diventato direttore dell'ospedale psichiatrico di Bergamo, nel 1938 ha smesso di lavorare. Um, e la cosa interessante che ci raccontava Dan è proprio che uh, suo nonno in realtà... È un italiano prima di essere un ebreo, tutto sommato è diventato ebreo quando l'hanno fatto diventare ebreo, cioè quando gli hanno detto tu non puoi più lavorare perché sei ebreo. Eh, a quel punto si è trasferito a Venezia dove c'era la famiglia della, della suocera, il figlio Giulio, che nel frattempo aveva seguito le orme del padre ed era diventato medico e lavorava per l'Olivetti. Uh, si è trasferito a Torino dalla famiglia della moglie, Giulio, tra l'altro, uh, di, di lui abbiamo anche di lui molte tracce perché era convinto antifascista, si è fatto, uh, si è fatto arrestare, uh, è stato mandato al confino, per cui ci sono tutta una serie di informazioni anche su di lui. Uh, e quando si è reso conto che la situazione uh, sarebbe stata grave, uh, nel 1939, in realtà, dopo essere passato per Bergamo, semplicemente per cercare di mettersi d'accordo. Con la famiglia su che cosa fare, lui si è trasferito a Tel Aviv. Uh, I genitori invece la sorella sono rimasti a Venezia perché, come tanti, uh, il discorso è stato: Io non ho fatto niente di male. Cosa può succedermi? cioè, non ho, non ho nessuna colpa. Um, il um, Franca, uh, la, la sorella minore, uh, invece, che è, anche lei è rimasta a Venezia, uh, che invece ha riscoperto riscoperto uh, l'ebraismo prima e il sionismo poi, tra l'altro con una forte preoccupazione dei, dei genitori per, sue, per questi suoi interessi. Uh, lei che avrebbe voluto invece andare in Palestina non c'è mai, cioè mai andata, o uh, meglio c'è andata per questi uh, campeggi in cui portava giovani italiani in Palestina, lei avrebbe voluto poi trasferirsi lì, uh, non, 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 non l'hanno fatta scendere dalla nave, l'hanno riportata a Venezia e poi nel... Uh, nel 1943, tra il 5 e 6 dicembre del 1943, i coniugi Muggia e Franca uh, sono stati arrestati a Venezia durante retata, uh, Sono stati detenuti in carcere fino al 31 dicembre, da lì trasferiti al campo di Fossoli, dove il 22 febbraio sono stati caricati eh, in un carro merci e portati da Auschwitz e nessuno di loro è tornato. Uh, dopo l'arresto dei Muggia, i vicini di casa: questa è uh, la casa, appartamento a Canareggio 506. Dove hanno vissuto nell'ultima parte della loro, della loro vita i, i coniugi Muggia e Franca, eh, i vicini di casa sono entrati nell'appartamento perché eh, un poco tempo prima eh, i, i Muggia e i Tomasic, questi vicini che erano degli sfollati eh, che arrivavano da Imola, avevano stipulato un atto notarile per cui sarebbero, in caso fosse successo qualcosa sarebbero potuti entrare nell'appartamento dei Muggia, che hanno fondamentalmente tenuto fino a dopo la guerra, quando Giulio è arrivato con una divisa da ufficiale inglese eh, chiedendo notizie della famiglia e scoprendo così che tutta la sua famiglia in realtà era stata portata via. Più voce? Ok, mi avvicino un pochino al, micro, al microfono, scusate. Um, per cui questa è fondamentalmente la storia della famiglia, cioè una persona di cui abbiamo molte poche informazioni, che è appunto Maria, eh, di cui però eh, abbiamo una traccia fisica, cioè il ricettario in realtà... E eh, di queste persone la traccia fisica che, è, che rimane. Nella parte eh, in cui nel sito parliamo del ricettario c'è eh, tutta l'intervista integrale, sono, è una mezz'ora, eh, in cui Dan appunto parla delle vicissitudini di questo libro che sono estremamente interessanti e raccontate in realtà in modo estremamente piacevole, che vi invito ad ascoltare. Eh, proprio perché cioè, la cosa pazzesca è il fatto che questo libro gli sia stato restituito in un modo così casuale, cioè è evidente che i Muggia sono diventati qualcosa che faceva parte del lessico familiare di questa famiglia, di cui si parlava in casa perché una nipote arrivi a riconoscere il cognome eh, nel, nel mezzo di una piazza in un paese che non è il suo e a ricollegarlo alle storie raccontate dalla zia um, in questa sezione appunto potete lì in alto a, a destra eh, scaricare il ricettario completo. Eh, sono più o meno una settantina di doppie pagine ehm, e il, ehm, una delle cose interessanti appunto eh, era stata quella di dire ok abbiamo tutte queste ricette, come possiamo raccontare questa storia? Perché non abbiamo, ehm, per, per me è molto importante il discorso del consenso quando si lavora con una storia che non è la propria ed è difficile avere a che fare con un progetto in cui non è possibile avere il consenso delle persone che sono direttamente raccontate abbiamo ovviamente quello di, di Dan che ci ha trasmesso la parte della storia che gli compete però poi abbiamo eh, tutto questo ideale che non era inizialmente stato pensato per essere vista da altre persone um, per cui L'idea uh, era quella di dire: ok, prendiamo queste ricette, che sono in realtà ricette molto quotidiane, cioè non c'è niente di, um, di, di particolare, troppo difficile, di, di complesso. Sono le ricette che tutti quanti, fondamentalmente, abbiamo in cucina, fatte dalle nostre mamme e dalle nostre nonne. cioè quelle un po' più speciale per i giorni di festa, ma ce ne sono tante che sono, da, dal ripieno dei ravioli alle polpette di magro, nel senso, non c'è niente di, di così complesso. E cerchiamo di capire cosa succede se chiediamo a una serie di persone di replicare queste ricette eh, e di, um, di restituirci in qualche modo una loro impressione. Perché ovviamente quando io registro una ricetta e me la appunto per me, in realtà sto prendendo gli appunti per la me che dovrà rifarla tra un mese, tra due mesi, tra un anno. Ma ci sono un sacco di buchi nelle quantità, nelle lavorazioni. Uh, negli ingredienti, cioè ci sono cose che vengono date per scontate e ci è sembrato interessante perché questo in un certo senso replica proprio il processo della memoria. Uh, noi tendiamo ad avere comunque queste storie che sono piene di buchi, che, che non sappiamo uh, se dobbiamo riempire in qualche modo con, uh, se, con delle informazioni, se dobbiamo ricercarle per tentare di avere le informazioni più corrette, se dobbiamo semplicemente accettare uh, che, sono, che sono lì e che li riempiamo con la nostra esperienza, che li riempiamo con quelle che sono le nostre conoscenze, e che proprio per questo, per questo lavoro di rappezzamento, in realtà poi diventano parte della nostra storia. E se ci pensate, non so se lo fate anche voi, eh, quando a me manca una persona, uno dei modi che ho per sentirla vicina è quella di cucinare una ricetta che mi ha dato. Uh, per cui se, se mi manca la mia amica Chiara cucino la torta che, mia, che, mia, che mi faceva lei ed è un modo in realtà di instaurare una conversazione sincrona, uh, di, di entrare in conversazione con questa persona che manca um, e ci cioè sembra potesse essere interessante appunto chiedere a delle persone di cominciare questa conversazione con Maria e di vedere cosa uh, sarebbe potuto succedere tra le altre cose sono anche un insegnante di fotografia, ho un laboratorio online e uh, la cosa interessante di, di questo specifico gruppo di persone è che in realtà è sparagliato per tutta Italia. Cioè l'idea, a differenza dell'anno scorso dove abbiamo cercato di lavorare su un territorio abbastanza ristretto, l'idea era proprio di quella di prendere persone che venissero un po' da tutte le parti d'Italia. Anche perché, tutto sommato, eh, sia i Muggia che i Tomasic eh, non, non erano veneziani, eh, si sono trovati a Venezia, eh, e, però hanno portato con, con loro tutta la loro cultura, tutto il loro passato, tutto il loro bagaglio. Eh, la richiesta che è stata fatta a questi fotografi, che per tre mesi hanno lavorato nel corso di un laboratorio, l'ultima esercitazione è stata quella di eh, scegliere una delle ricette, avevano a disposizione tutto il ricettario, di replicarla e di illustrarla attraverso delle foto. Eh, abbiamo lasciato un'ampissima libertà di approccio, eh, non abbiamo chiesto ehm, delle... non volevamo fare un libro di ricette da, da vendere come se fosse un ricettario in libreria. Eh, alcuni hanno preferito, ad esempio, concentrarsi su, sugli ingredienti o sulle, sulle procedure, sul, eh, altri sul, sul risultato. E uh, l'idea era proprio quella di creare uno spazio e un tempo da dedicare al, al ricordo, alla, a questa conversazione e di marcare questo momento con una foto. Perché in realtà uh, fotografare qualcosa è dare una dichiarazione di importanza. Fotografiamo quello che vogliamo ricordare. Per cui l'idea di um, creare questo momento tutto sommato estemporaneo ma anche di marcarlo con la fotografia era proprio quello di uh, fare una dichiarazione di importanza di quello che stava rappresentando. Um, e appunto una cosa che abbiamo notato è stata la necessità di riempire costantemente questi buchi che c'erano nelle ricette. Eh, non tutte le ricette che sono state fatte sono venute benissimo, eh, alcune sono state corrette in, in corsa, eh, altre in realtà è stato tipo è stato un mezzo fallimento, però poi abbiamo tagliato la parte sopra ed era buonissima, eh, che anche questo in realtà è simbolico di come funzionano a volte i ricordi, non tutti sono perfetti, puliti e con, con il fiocchettino. Uh, questo lavoro poi è stato raccolto all'interno di un libro uh, che è stato impaginato da Nicola Scodellaro e che è edito da Damocle Edizioni, uh, che tra l'altro, appunto, credo sia già possibile acquistarlo dal, dal sito dell'editore. Nel libro è stata fatta una selezione uh, di, di immagini. Uh, nel sito sono state inserite praticamente tutte, con, comprese di, del testo in modo più integrale di quello che era stato scritto dai fotografi, uh, nel libro c'è stata una maggiore selezione, nel libro abbiamo anche in realtà trascritto le ricette che sono state usate, per cui se non capite la, la grafia di Maria uh, nel, nel libro in realtà sono state trascritte. E la speranza in realtà è quella di uh, col tempo di andare ad integrare sul sito il contributo di chi decide di, uh, di provare a cucinare delle ricette e magari a mandarci del, dell'ulteriore materiale. Um, in questo caso, ad esempio, questa, la, la prima ricetta sono le pere di patate, che fondamentalmente sono delle crocchette di patate, ma a forma di pera, che è una di quelle cose che uno vede in una rivista o adesso in una trasmissione, dice, ah, questa cosa qua faccio un figurone quando viene la gente a cena. Um, e eh, Isabella Cattinelli appunto ha, ha ricreato questa ricetta ed è stato... Molto interessante per il fatto che ad esempio questo è uno dei fallimenti perché si è resa conto probabilmente che si dava per scontato che prima di friggerle sarebbero probabilmente state dovute passare nell'uovo e nel pan grattato per creare qualcosa, invece lei le ha proprio buttate, c'è scritto fri frigile, cioè lei ha preso le patate e le ha buttate nell'olio bollente, pare non sia la… Il modo migliore di, di procedere. Eh, però, ad esempio, scriveva, in aggiunta a quello che c'è nel libro: eh, Questo mi ha fatto riflettere su quanto la trasmissione della memoria possa essere un processo tanto prezioso quanto fragile. Resta il quadro generale, ma si perdono i dettagli, le sfumature, i sottintesi. E la ricostruzione è sempre un atto incompleto e colmato con la soggettività di chi, ci, di chi ricorda e cerca di riportare alla luce. Resta la graffia di chi ci ha lasciato, ma il suo tocco, la sua esperienza sono echi a volte inafferrabili. Ogni ricordo suscita domande che probabilmente non troveranno risposta. Lavorare a questo progetto mi ha anche ricordato quanto i piatti della tradizione familiare possano essere parte dell'identità di una persona. Un ponte verso la propria infanzia, un collante che restituisce un senso di appartenenza a qualcosa e a qualcuno. Ecco allora che perdere quei piatti può significare smarrire un pezzo di sé del proprio mondo. In questo caso, le ricette sono state ritrovate e ora ci raccontano una storia privata fatta di vite vere e concrete, come il cibo che mangiavano. Preparando questo stesso cibo, improvvisamente, quelle vite non ci sembrano più così lontane e diverse dalle nostre. Eh, che appunto per, cioè, sono considerazioni che vengono da eh, me, che ho semplicemente detto: Queste sono le ricette fotografate, ciao! Cioè, in realtà, avevano a disposizione il racconto di Dan Muggia, la storia della famiglia Muggia e le ricette. Però non non ho fatto domande specifiche perché mi interessava capire se la mia impressione su quello che poteva emergere dal ricostruire questa conversazione fosse reale. E questo concetto torna in continuazione, questa, proprio questa cosa del... Um, allora, qui abbiamo in realtà le polpettine al, col limone um, e qui è interessantissimo perché Maria Giovanna Capone è di Napoli e lei è stata la persona che si è accorta che la carta che riveste il libro, eh, il ricettario, in realtà è la carta di un famoso bar di Napoli, eh, che appunto all'inizio ce n'era soltanto uno, poi ce n'erano di, di, hanno aperto diversi bar, e, per cui probabilmente le ha detto, magari qualcuno della famiglia Muggia veniva a Napoli per motivi di lavoro, oppure aveva un conoscente napoletano che portava sulla miscela. L'altra possibilità è, ad esempio, che sia stata la famiglia Tomasic in realtà a ricoprire il libro. Uh, per, per conservarlo. E, e questi sono dettagli, secondo me. Il fatto che questo fosse, è un dettaglio che noi abbiamo perché una persona che non appartiene a questa famiglia, che non conosce questa storia, riconosce un dettaglio e va ad aggiungere a una storia piena di lacune. Uh, ed è una, una cosa che per me è stata veramente interessante. E nel suo caso, ad esempio. Uh, diceva anche appunto che è una per lei questa è una ricetta che fa molto spesso, nel senso che le polpette sono un po' un comfort food per lei e suo marito. Entrambi non hanno più genitori, ma ormai da quasi 22 anni sono l'uno la famiglia dell'altra. E diceva appunto: sono andata a scegliere i pochi ingredienti con cura: carne di manzo di prima scelta: prezzemolo fresco, bio, il limone di amalfi, sodi e profumatissimi. Mentre lui imbandiva la tavola e stappava una bottiglia di vino, io cucinavo da sola, lui ha negato. E per gli scatti, questo è stato un handicap perché non potevo controllare la fotocamera mentre avevo le mani sporche dell'impasto. La polpetta senza pane e uova, proprio come quella di questa ricetta, confesso che è il nostro comfort food. È un cibo che ci unisce, ci accompagna, rassicura, consola, appaga. Mentre cucinavo, sono affiorati ricordi di polpettine mangiate in varie parti del mondo. E, e poi, appunto, racconta di, di quanto per lei questo tipo di, di ricetta sia, in realtà, una cosa che già le appartiene e che ha riconosciuto all'interno del ricettario. In questo caso invece abbiamo una ricetta per me dal titolo meraviglioso che sono le polpette che non ingozzano, che è importantissimo. E ci sono dei piccoli dettagli come quel, eh, quella croce sull'apostrofo di un altro che viene da chiedersi se sarà stata Franca che correggeva la scrittura della madre, sarà stata tipo la signora Tomasic che si è trovata a questo luogo e dice no no, la ah, l'accento non ci va, con la matita blu delle correzioni. Eh, Appunto in questo caso è stata scelta questa ricetta proprio perché ricorda un, un piatto che appartiene già alla, alla vicenda, del, alla famiglia del, di questo fotografo. Eh, e appunto, anche questo, eh, queste ricette imparate sul campo con una posologia del quanto basta. Eh, molti si sono un po' dovuti inventare le quantità a volte o le, le metodologie, anche perché se manca qualcuno a cui chiedere, tipo: ma le polpette quanto grandi devono essere? Uh, quante, quante ne faccio con questa quantità di impasto. Uh, qui abbiamo i grissini salati. E uh, durante la Bizzotto, in realtà, solleva una questione secondo me interessante perché lei diceva: Per lei è stato difficile cucinare questa ricetta senza poter capire quanti grandi sarebbero stati questi grissini, se erano sottili, grossi, con che cosa mangiarli. E diceva, è stata anche l'occasione per parlare con i miei figli della storia della nostra famiglia e delle fratture che si porta dietro. Mio nonno era un fascista convinto, suo fratello è stato partigiano ma la maggior parte della mia famiglia è stata parte di quella massa di persone che non ha scelto da che parte stare e che si porta addosso il peso del silenzio. Che è effettivamente una questione enorme che si ha quando si ricorda la Shoah, cioè si, si ricorda spesso appunto uh, le, le persone direttamente coinvolte, ma siamo stati un po' tutti direttamente coinvolti, anche chi appunto i vicini che hanno visto portare via tutte queste famiglie. E, e una delle cose che io ricordo di quando ero piccola e dovevo fare le ricerche di storia a casa dei nonni che avevano la raccolta delle, de, della Domenica del Corriere perché c'era proprio anche quella rilegata con tutte le copertine la domanda che si fa spesso quando si comincia a, eh, a chiedere è ma perché non avete fatto niente? cioè quando, hai, quando sei in quinta elementare in prima dici, ma perché non avete fatto niente? e all'epoca c'era questa risposta che era eh, è complicato eh, però questa questa complicatezza è giusto in realtà ricordarsela, riportarla perché è complicato anche adesso, uh, non è meno complicato in questo momento, e sono le stesse cose, cioè perché non stiamo facendo niente? Uh, in questo caso abbiamo il ripiano dei ravioli, e uh, anche in questo caso, appunto, uh, è un riconoscere all'interno di un ricettario uh, la ricetta più vicino a quello che è uh, la la loro, eh, la loro cucina, le loro, le loro tradizioni. E eh, appunto per noi cucinare è un prenderci cura dei nostri cari attraverso il cibo. Qui abbiamo gli arancini di riso. E qui abbiamo tra l'altro molte foto anche della preparazione. E mi diceva appunto che quando ho guardato le foto del libro ho avuto subito un pensiero per mia madre e il suo caderno di ricette che non ho più. La napoletana cucinava con amore e ogni piatto era speciale. In cucina lei odorava sempre di buono. Sono cresciuta guardando e preparando insieme a lei le ricette della tradizione, dalla pizza alla pastiera ai rustici e al rococò. Eh, le dosi in, erano in origine scritte su foglietti vari e provenivano da scambi con cugine, zie e amiche, che poi è quello che vediamo anche all'interno del ricettario dei Muggia, queste, queste lettere, queste aggiunte. A volte c'è la ricetta con, tra parentesi, la persona che l'ha trasmessa. Eh, e attorno ai suoi 50 anni commissionò a papà, che allora lavorava come vigilante e spesso aveva turni notturni, di battere la macchina da scrivere e catalogare su un quaderno ad anelli le sue ricette. Il quaderno aveva la copertina rigida, nera e gialla e lucida e portava l'immagine di un'astronave. Papà aveva tutte le ricette in stampatello, in colore rosso. Poi appunto purtroppo la, la madre viene a mancare, eccetto questo racconto, e eh, il padre a un certo punto si libera di questo quaderno di ricette, probabilmente perché anche un peso, cioè il ricordo può avere anche un peso. Lei però si trova che questa cosa qui improvvisamente non ce l'ha più. E una cosa che torna in continuazione è proprio questo legame del ricettario familiare, come di qualcosa che lega alle proprie radici in modo estremamente profondo, molto più di altri, di altri oggetti, molto più di altre, di altre cose. In questo cosa abbiamo la conserva di carote. Uh, e appunto Emma aggiunge rispetto a quello che poi scrive sul libro: eh, Mentre preparavo la conserva e quando ho assaggiato il risultato, mi sono chiesta, chissà che gusto aveva quella originale. Una lista inusuale di ingredienti che non mi dava indizi sul sapore finale: carote, zucchero, vino, limone, cannella. Di che cosa saprà la conserva? Sarà stato così? Non esattamente di sicuro, perché come ogni, fotograf ogni fotografia ha il suo sguardo, ogni ricetta, ogni cucina ha la sua mano. Uh, un tassello che purtroppo manca è come andrà utilizzata Effettivamente la, la conserva di carote, con cosa si mangia. Uh, io l'ho provata col formaggio, col salmone ai ferri, col bollito, buonissima. Per cui, in caso sappiate, uh, se avete altre opzioni, uh, fatemele, fatemele avere, che le passo a Emma. Uh, qui abbiamo la, uh, marmellata, una delle marmellate di arance, uh, ed è in realtà. Eh, molto, molto carina questa storia di questa, di questa mamma che non è mai stata una brava cuoca e, e che con l'età, tra l'altro, ha, ha smesso anche di cucinare perché appunto il discorso: se non c'è nessuno per cui farlo, che senso ha? Uh, e, e dice appunto, mia madre non è mai stata affettuosa, ma si è sempre sforzata di cucinare per gli altri, e forse sta un po' qui: parte del suo affetto nascosto tra un piatto di pasta scotta e un caffè col sale, e, e, e c'è questa cosa: cioè il, il cibo tutto sommato. È un modo di prendersi cura degli altri, di comunicare il nostro affetto per loro e di, di condividere con loro. Uh, se qualcuno è triste, cucinargli qualcosa che, che gli tiri sul morale, cioè cose di questo tipo. E nel, nel ricettario ci sono di questi, alcuni di questi dolci: sono evidentemente dei dolci che si possono fare anche in modo veloce per far festa anche quando c'è poco da festeggiare. Uh, questa è una crema uh, in tazza. E uh, Marco Cari, in realtà sono due fratelli che hanno partecipato a, uh, a, questo, a questo laboratorio e hanno cucinato assieme due ricette diverse. E mentre uno preparava, l'altro fotografava e viceversa. E diceva appunto che questa ricetta l'ha scelta perché è facile eh, e perché ricorda un po' appunto la sua infanzia: perché sua nonna, quando era piccolo, gli faceva spesso la crema per merenda, approfittando del fatto che, essendo contadini, i suoi nonni avessero uova e latte in abbondanza. Molte di queste ricette hanno. Ingredienti semplicissimi e facili da trovare, altri meno perché alcune cose ormai, cioè l'acido salicidico per fare la, la marmellata, è un po' non so se, se bisogna o si va in farmacia si, si sbricciano le aspirine, non ho idea di come funzioni. Uh, questa è una zuppa inglese, uh, zuppa inglese tra l'altro con uh, un, uh, un twist, nel senso che effettivamente non l'avevo mai vista nemmeno io con gli albumi montati a neve e poi passati in forno sopra. Uh, pare essere una, una versione particolarmente, particolarmente buona. Uh, in questo caso abbiamo la crema al caffè, uh, fatta con la gelatina di pesce. Uh, e anche in questo caso, tra l'altro... Se doveste fare questa, prima di demoralizzarvi perché è troppo liquida, aspettate. Perché, quanto... perché la, la tragedia di questa foto è stata che è stata fatta la prima foto sulla tazzina bella, che però era tutto troppo liquido, e poi ha messo le, le, la crema nelle tazzine quelle scrause, solo che poi la, la crema è diventata giusta e la, le foto non potevano più essere fatte. Per cui, in caso, aspettate. E poi un'altra cosa estremamente interessante è che quattro persone diverse hanno scelto di fare la stessa ricetta, la ricetta della torta di mele, che è una delle cose più tradizionali e eh, legate credo all'infanzia di tutti, perché è una di quelle classiche cose tipo sono rimasti due chili di mele, cosa facciamo torta. Eh, ed è stato interessante proprio perché secondo me ha evidenziato in modo chiarissimo come dalla stessa identica ricetta in realtà ne siano venute fuori cose completamente diverse. Um, e per cui abbiamo appunto da un lato Alessandra Marinozzi, che ha uh, coinvolto è stata una ricetta fatta da tre generazioni contemporaneamente, perché ha coinvolto uh, sia il figlio che la madre. Uh, loro, tra l'altro, uh, sono una famiglia che uh, ha comunque uh, ha iniziato proprio una conversazione perché scrive um, Emma e Samuel: Samuel taglia Cubetti le mele, Emma controlla e racconta. Ogni macchia delle sue mani è una storia, la pelle di carta. È l'unica che può ancora raccontarci le piccole storie di una famiglia in parte scampata alla Shoah. Entrambi, mio marito e io, siamo ebrei di discendenza. Le mie bisnonne portavano i cognomi dei capostipiti. Le nostre famiglie hanno storie di fuga, di prigionia, di non ritorni. Hanno radici in tanti paesi e rami che sono cresciuti in tanti paesi. Sentire questo racconto mi ha profondamente toccata ed emozionata. Alla fine siamo riusciti a bruciare la torta. Non bella da fotografare, ma buona, tagliando la parte sopra. In questo caso Sara Guarracino in realtà ha unito illustrazione e fotografia per cercare anche in qualche modo di ehm, trasmettere visivamente il fatto che ci sono parti della storia che sono immaginate, tutto sommato. E diceva: eh, Sono cresciuta pensando che la storia fosse quella con la S grande che racconta gli avvenimenti e le date e gli eroi, ma poi ho imparato che la storia è fatta di pezzetti, di ricordi, di cose che ci legano a persone che magari non abbiamo mai sentito nominare come una ricetta passata di mano, rivivendola si può trovare il gusto e il profumo di un posto che non si è mai visto. E io ho pensato a questo preparando la torta di mele dei signori Muggia, chiedendomi che tipo di mele si potevano trovare a Venezia nel 40. Eh, Roberta Cari, appunto la sorella di Marco, che ha usato le mele gialle, eh, anche qui alcuni hanno usato le mele rosse, altri hanno usato le mele gialle, eh, che scriveva «Dopo aver letto con attenzione la storia del ricettario della famiglia Muggia, mi sono chiesta quale tra le ricette mi riportava di più la memoria all'immagine di famiglia. La torta di mele è un classico nella, nella mia famiglia. Con mio fratello abbiamo deciso di dedicare un pomeriggio alla realizzazione delle ricette che abbiamo scelto. Realizzarle con lui è stato importante per dare più rilievo al concetto di famiglia, è divertente. Abbiamo preparato gli ingredienti e lui ha fotografato me durante la realizzazione della mia ricetta e io ho fotografato lui durante la, la realizzazione della sua». Terminate le ricette abbiamo fotografato il risultato finale e inaspettatamente, viste le mie scarsissime doti culinarie, è venuta anche molto buona. Eh, durante l'esecuzione della torta il mio pensiero è spesso andato alla signora Maria. L'ho immaginata mentre preparava la torta per la merenda dei suoi figli. Chissà, forse è stata proprio lei a fare il miracolo di farla venire buona. Infine abbiamo la versione di Nat eh, Natalia Elena Massi. Uh, che in realtà ha realizzato questa, questa ricetta per, un, per una questione personale, nel senso che quando lei era fidanzata con il suo attuale compagno, ma eh, frequentavano da poco, lui le aveva cucinato questa torta di mele per il compleanno. Lei in realtà non ha nemmeno voluto andare a mangiarsela, è andata fuori con i colleghi, lui se l'è presa ha deciso che non le avrebbe mai più cucinato la torta di mele. Eh, allora lei in realtà ha scelto questa ricetta, l'ha cucinata, gliela ha offerta fondamentalmente come riconciliazione di, di torte di mele. E, uh, per cui si è creato questo, questo momento molto carino. Um, e appunto, se il, il sito, se vi interessa andare a vedere i materiali, e vi invito veramente a magari provare a cucinare qualcosa e a mandarcela, uh, sono, sarei felice di vedere le vostre, le vostre interpretazioni di questo ricettaio. Grazie. Ovviamente se avete domande abbiamo qui i microfoni e il valletto della serata che il mio marito Alessandro ve li porca. Forse no possiamo stare qui a guardarci per 5 minuti, ma va bene lo stesso. Dicendilo. Eh, rompo il ghiaccio per ringraziarti di questo viaggio molto speciale e mi sento quasi in obbligo di dover fare una domanda che probabilmente sperando che questo progetto abbia lunga vita e, e vada in giro eh, in tanti modi, in tante forme c'è secondo te il pericolo che questo progetto banalizzi il tema portante, la storia, che in fondo uno, come dire, lo prenda come un specie di gioco e che venga, come dire, banalizzato o estetizzato, ho fatto la cremina, ho fatto la torta, ho assolto il dovere della memoria. Io credo che questa sia un'obiezione che se non è già emersa da qualche parte possa essere emersa perché sappiamo come hai detto tu che da un lato c'è la, il rischio di monumentalizzare la memoria o fossilizzarla come diceva Primo Levi dall'altro c'è quella di, di banalizzare eh, aggiungo se posso che eh, quando mi è capitato di parlare no, di questo progetto varie persone erano convinte che questo fosse un progetto di cucina ebraica invece questo non è per nulla un, un, un progetto di, di cucina ebraica. Io ho avuto la eh, fortuna di incontrare la più grande collezionista di libri di cucina ebraica, che è una famosa studiosa antropologa di, di New York, che aveva trovato il libro, secondo lei, di ricette, in cui c'era la ricetta della Madeleine di Proust, che era una cosa molto, molto speciale. Ma se per quanto mi riguarda è commovente pensare appunto che questo ci restituisce la vita quotidiana di una famiglia ebraica che, come molte famiglie ebraiche italiane, non avevano più nessuna tradizione, più che avevano l'artusi, come tutti, e probabilmente mangiavano anche cose che non sono, cachè, che non sono consentite, no? È una cosa molto normale, molto tradizionale. Però, appunto, la domanda da avvocato del diavolo è c'è il rischio di rendere la memoria della Shoah un uh, master chef? È una domanda che in realtà ci siamo ovviamente fatte all'inizio, quando abbiamo cominciato a lavorarci, però in realtà... La giro, cioè, non c'è il rischio di banalizzare la memoria della Shoah facendone sempre la stessa storia, racconta sempre allo stesso modo e riducendo la vita complessa di una famiglia con tutta una serie di, di circostanze a una pietra di inciampo dove si abbassa la testa, si rimane tristi tre minuti e poi si va a prendere lo spritz al bar di fronte. Cioè, è, è sì, il rischio c'è, uh, però è un rischio che secondo me. Corriamo tutti costantemente quando ci avviciniamo ad argomenti che sono più grandi di noi. La speranza è quello che io, in realtà, ho visto succedere quantomeno con questo gruppo di persone, poi mi interessa appunto anche vedere eventualmente nel tempo come si sviluppa. È il fatto che nel momento in cui non la si prende come tipo, sto per passarti la storia della Shoah, come questa specie di, di peso dove dici, ma l'ho già fatta, meglio farlo ancora, cioè che è un po' la. La reazione che, che si ha spesso, poi si dicono quelle tre frasi di circostanza per liberarsi il prima possibile. Um, preparare una ricetta richiede tempo: uh, devi recuperare gli ingredienti, devi metterti lì a prepararli, devi cucinarli, devi mangiarlo. E in realtà, secondo me, in questo tempo, che è un tempo che non è soltanto fatto di ricordo, di pensiero, di dire cavoli, questa persona, questa ricetta che sto leggendo, di questa persona, cioè questa persona ha avuto questa storia, ha fatto questa fine è anche proprio il momento di cominciare a creare dei piccoli buchi in cui si infila un ricordo che secondo me è un pochino più complesso, un pochino più interessante e soprattutto si sedimenta perché poi ogni volta che quella ricetta viene cucinata, ogni volta che quella ricetta viene cucinata, è un ricordo che si riaccende non è una cosa che è tipo, ah è il giorno della memoria devo fare la torta la diventa tipo, ah ho voglia di torta di mele ma quella della signora Maria Muggia, è proprio buona e, e sei lì che arriva la vicina gli, fa, gli offri il tè con la torta e dici ma sai questa ricetta da dove l'ho è secondo me una trasmissione che può essere anche per certi versi superficiale ma proprio perché è superficiale è un, forse un pochino più facile che venga trasmessa anche nel quotidiano e che non sia una di quelle cose dove devi mettersi la riga in parte, fare la faccia un po' triste, trovare il momento giusto per parlarne, perché non è che cioè, durante una cena diventa difficile dire, ah, non possiamo parlare della Shoah. Cioè, è, è, ed è questa cosa qua che secondo me è particolarmente interessante di questo lavoro, proprio il fatto che in realtà permette di affrontare argomenti che sono enormi, molto più grandi della maggior parte di noi, ma di farlo un pezzettino alla volta, anche perché appunto come il post-it che ho attaccato al computer da ormai... Dall'inizio del primo lavoro, proprio da due anni, è la tua una ricerca artistica. Cioè, esiste, secondo me, la possibilità di non dover portare ognuno singolarmente tutto il peso della conoscenza del mondo, ma si può in realtà affrontare lo stesso argomento da diversi punti contemporaneamente. Per cui c'è sicuramente un momento per avere un ricordo storico. Uh, per avere un approfondimento di un certo tipo esiste però anche la possibilità di ritornare sullo stesso argomento da punti di vista diversi più che farle una domanda la ringrazio perché io ho scelto di venire oggi per la leggerezza ma non per essere intesa nella termine ma proprio perché abbiamo bisogno di affrontare questa immane tragedia che è la scia, Che non riguarda però solo gli ebrei, riguarda gli omosessuali, riguarda i dissidenti politici, riguarda le persone, riguarda l'uomo, riguarda la persona. Questo mi scuso, non voglio né ne diminuire nessuno, mm. perché anche non è questione. Sono inoffendibile, ecco, non si preoccupa. Sì, è solo che per dire che a volte si ha bisogno soprattutto anche in questo tempo, st eh, tempo storico, di affrontare la tragedia, sempre con l'accuratezza della terminologia, di, con la leggerezza. Mm -hmm. Il pretesto sono le ricette, ma dietro le ricette c'è una storia di una famiglia, del suo percorso e quindi diventa la... Noi ci facciamo carico della loro eredità. Il fatto è che nelle tragedie si, si dimentica spesso, in tutto, è che c'è un, un uomo con la sua storia, con la sua famiglia, con le sue le abitudini. E questo ci fa capire come ci può rischiare sempre di deviare se noi perdiamo di vista che è la dimensione umana. E quindi io la ringrazio perché veramente è stato stimolante. Non è stato solo stimolante vedere la parte fotografica, ma anche l'interpretazione. Ma sono convinta che sia i i suoi, i suoi eh, amici fotografi con cui lei si è sperimentata e che insegna, sicuramente rimane nel cuore. Basta solo che una persona abbia una traccia di questo e cioè già è un successo. E quindi può essere uno strumento utile ai più giovani per affrontare in modo, sempre con la ca, cautela del termine, di leggerezza. Per esempio c'è una cosa che mi piacerebbe, mi collegherò sul sito, anche è capire il rapporto con le ricette la città di Venezia magari se nel ricettario no, no, ce ne sono alcune che secondo me sono molto più veneziane eh, ehm. e questo è interessante per cui diventa un qualcosa ancora arricchente proprio per indicare come la gente si muove come la gente si è integrata nella città come la cultura ebraica è diventata, è veneziana e quindi fa neanche un altro discorso per cui non le faccio domande ma la ringrazio no. Tra l'altro mi permette anche di aggiungere una cosa. Um, una grossa parte del mio lavoro personale, dei miei progetti, vengono proprio da questo: dal tentare di capire come restituire uh, storie di altre persone, a volte anche uh, storie tragiche. Ho lavorato molto con i richiedenti asilo o uh, con comunque con um, centri antiviolenza. Per cui è il problema grosso a volte. E, eh, quando la storia di una persona è collegata a una tragedia, che sia personale o collettiva, è far diventare quella persona la cosa peggiore che gli è capitata, eh, che è una cosa tremenda, eh, perché che si tratti di eh, appunto una, una persona che, che è morta in un campo di concentramento, una persona che eh, è stata... Uh, costretta a lasciare il proprio paese che si è trovata a essere torturata e stuprata in Libia, che si tratti di uh, una donna che ha subito una violenza um, l'essere costretti a raccontare la propria storia o la storia della propria famiglia sempre uguale, eh, sempre soltanto in relazione a un fatto profondamente traumatico, dimenticando tutto quello che c'è attorno, che sono persone complesse, vive, piene di interessi contraddittorie a volte non tutte buone, cioè non c è, c è... Quando succede qualcosa di terribile a una persona, non è detto che succeda soltanto alle persone buone. E secondo me una cosa profondamente importante è che è giusto, cioè, non è che perché è successo magari a una persona complicata, allora va bene. Uh, il, cioè, come umanità, fino a quando non accettiamo che le cose tremende non dovrebbero capitare nemmeno alle persone più orribili sul pianeta, abbiamo un po' un problema perché appunto poi uh, siamo costretti a creare questi poster uh, di queste storie che sono soltanto degli esempi uh, e dividiamo uh, il mondo in buoni e cattivi per raccontarlo velocemente, per dire ok questa cosa è, uh, è successa ed è tremenda, però poi ci fermiamo lì. Uh, e in realtà appunto il, uh, il ricordo in generale dovrebbe permetterci di non fermarci lì, cioè di, di andare un pochettino oltre perché c'era un prima e c'è stato un dopo. E, e, ed è una cosa che tra l'altro appunto la memoria è una cosa organica, viva, cambia, come diceva Shaola all'inizio, cambia col tempo, si, si aggiusta, eh, muta, eh, muta magari perché abbiamo nuove informazioni, muta perché siamo cambiati noi, perché in realtà alcuni... È una, una cosa interessantissima, ad esempio, se andate a, se andrete a guardarvi l'intervista di, di Dan Muggia cosa che vi invito veramente a fare perché ne vale la pena, eh, ad esempio lui fa riferimento a questo budino di vaniglia, che in realtà è il budino di riso, eh, che è un piccolo dettaglio che appunto cambia semplicemente nel racconto e che secondo me è rappresentativo di come questi piccoli elementi poi non siano necessariamente identici a se stessi con il tempo. Eh, e per me è una cosa interessantissima proprio da, da, da vedere e, e le cose poi si, si mettono assieme. posto? Allora vi ringrazio di essere venuti, Poi, appunto, sul sito ci sono i contatti, uh, nel caso vogliate contattarmi direttamente la mia mail è info.saralando.com, se cercate Saralando viene fuori il mio sito e per qualsiasi cosa.